Dunque, torniamo a parlare di politica e di elezioni per fare un'ulteriore analisi del voto alle europee. Come preannunciavamo, lo faremo con il professor Stefano Pasta dell'Università Cattolica. A te, Maria Pia, il compito di introdurcelo. Sì, grazie. Buongiorno innanzitutto, buona giornata Buongiorno. a lei e ai suoi studenti, immagino sia anche oggi intensa, del resto Esatto. voi siete sempre in primo piano ormai proprio perché la tecnologia ha tirato fuori i professori universitari da una specie di bozzolo comodo dove ai miei tempi, ricordo, potevano stare. Lei è un grande esperto di tecnologia, infatti fa parte alla Cattolica anche del centro di ricerca sull'educazione ai media, sull'innovazione e la tecnologia, ma fa parte, e in questo caso ci interessa anche di più, del centro di ricerca sulle relazioni interculturali, che ha una particolare attenzione anche per quello che internazionalmente è chiamato hate speech, cioè il discorso di odio. Quindi lei ha parlato, ha studiato di islamofobia, antisemitismo, quindi con i risultati elettorali che ci mettono due paesi fondatori dell'Unione Europea come Francia e Germania in una condizione stupefacente, io le chiedo, immediatamente è stata caratterizzata da hate speech la loro campagna elettorale, secondo lei, o è meglio invece cercare di, come dire, tenere lontana l'Italia per il futuro da quello che è accaduto in Germania e in Francia? Buongiorno a tutti, innanzitutto, ma io direi questo, l'affermazione in queste ultime elezioni, ma anche in precedenza, di movimenti e gruppi caratterizzati da, potremmo dire, pensiero populista, anche se la categoria andrebbe meglio precisata, si inserisce in un clima culturale dentro cui i processi di polarizzazione, di unirsi contro qualcuno più che per qualcosa è appunto un fenomeno abbastanza tipico. Non possiamo dire che è stata caratterizzata da hate speech, sicuramente possiamo dire che alcune manifestazioni, lo sdoganamento di alcuni discorsi, di alcune modalità, penso in particolare al caso tedesco in Francia, ma penso per esempio a Eric Zemmour. Comunque ha preso il 7%, insomma è stato condannato anche per odio razziale di recente. Ecco, delle affermazioni di movimenti politici dove sicuramente c'è stato un po' uno sdoganamento di alcune idee, una banalizzazione di alcuni contenuti, la riabilitazione di alcune persone, diciamo, su cui storicamente, penso al caso, diciamo, del passato nazista in Germania, su cui storicamente avevamo appunto messo un po' dei tabù morali. Ecco, in questo senso possiamo vedere un elemento di preoccupazione perché questi discorsi, dentro questi discorsi, troviamo, ecco, quello che perlomeno non possiamo dire hate speech, ma è un terreno fertile per l'hate speech. Negli studi Ecco, a cui lei faceva. Prego. no, no, prego, continui lei che sta Dicevo, dicendo una cosa preziosa. negli studi a cui lei faceva riferimento vediamo proprio questo. I casi più conclamati, più gravi di hate speech che dal discorso arrivano poi alla presa di mira, alle botte fisiche, per intenderci, non vanno isolati. Certamente dobbiamo dire quando c'è un salto importante, ma vanno inseriti in un clima culturale. Un clima culturale caratterizzato da polarizzazioni, dall'unirsi contro qualcuno più che a favore di un'idea, e dobbiamo dirlo, l'Europa è il grande sogno dei padri fondatori, penso all'italiano De Gasperi, ma non solo, di unirsi per qualcosa, per non essere più contro qualcuno. Questo è il sogno europeo, il passare dall'io al noi, vale per gli stati, vale per i singoli. Ecco, quando invece vediamo l'affermarsi di gruppi che caratterizzati forse più dall'unirsi contro qualcuno, ecco, questo effettivamente un po' ci preoccupa.
C'è forse un altro elemento importante che riguarda il diritto del web e quindi dentro questo assolutamente il discorso dell'hate speech, che è questo: proprio in questi ultimi 2 anni, direi dal 22 in particolare, dalle istituzioni europee, il 22 da questo punto di vista è un anno importantissimo con il Digital Service Act, che stanno arrivando le leggi su come normare uno spazio nuovo e transnazionale che è il web sociale. In questo senso la composizione del nuovo Europarlamento non è indifferente. Allora la ritroveremo per questo, perché oggi non abbiamo il tempo evidentemente di capire quali sono i rischi e le possibilità appunto di cambiare le cose. Invece volevo sottolineare 2 cose. In Germania e soprattutto nell'ex DDR, cioè la Germania più povera, la Germania dell'Est, che ha prevalso il partito maggiormente pericoloso, tra virgolette, però come sappiamo la CDU, cioè il vecchio partito democratico cristiano di Helmut Kohl, ha retto. Secondo lei, visto che in Germania ci sono leggi molto stringenti rispetto a chi pretende ancora di tirar fuori l'espressione nazista o le crociuncinate, come è stato possibile arrivare a tanto? Ma io direi che questo, la normalizzazione di dire, la liberazione di dire alcune cose, alcuni accostamenti, alcune riabilitazioni, che vediamo con chiarezza in Germania, non solo in Germania, si inseriscono appunto in un clima culturale di questi anni che hanno visto effettivamente nel web sociale uno spazio importante, dove, attenzione, non è che noi dobbiamo dare la colpa al web sociale, ma il web sociale, quindi i social network, eccetera, è stato percepito come uno spazio in cui era più facile poter dire alcune cose, poter rompere alcuni tabù, stare in ciabatte, permettetemi l'espressione che non è certamente accademica. Giusto, giusto. Ecco, lì valevano un po' meno le regole, era più facile dire e sdoganare alcune cose. Dal web sociale si è poi passato appunto alla vita tra virgolette reale, ma sappiamo che il web sociale è reale appunto. Spesso si usa un'espressione on life per indicare la congiunzione tra lo spazio online e offline. E poi c'è un dettaglio, certo, un dettaglio non da poco riguarda la Germania, cioè lì hanno votato appunto fin dall'età di 16 anni, quindi i più giovani sicuramente sono maggiormente coinvolti in quello che il professore così mirabilmente ci sta spiegando, veramente con chiarezza. Però adesso vorrei passare alla Francia, perché noi eravamo abituati da tanti anni a Marine Le Pen, a considerare appunto questa donna l'espressione di uno spirito, diciamo, di mal di pancia, come dicono tanti colleghi più bravi di me, perché comunque anche la Francia della grandeur, la Francia di tanti dati positivi, aveva il suo ventre molle appunto. Invece adesso è un po' il suo figlioccio, la sua creatura, questo Jordan Bardellat, che vi ricordo è per 3/4 italiano e per 1/4 algerino, ma è cresciuto a Parigi evidentemente, ed è un 28enne dall'aspetto proprio di bravissimo ragazzo, sembra un bocconiano più che un estremista. Ecco, lei l'aveva seguita la situazione, l'evolversi, diciamo, della destra anche estrema, perché c'è appunto Zemmour, che lei ha citato, che è ancora più a destra di Marine Le Pen. Ecco, intanto vediamo Bardellat. E diciamo che il voto francese, appunto, sommando i due partiti, è preoccupante da questo punto di vista. Ecco, da un lato vediamo qualcosa che forse tra l'altro in parte anche in Italia abbiamo visto, cioè una fortissima polarizzazione tra il voto delle città, in Francia le città e Parigi in primis, e appunto le province. È un voto che
ovviamente un voto così importante, così numericamente importante, ha tante spiegazioni. Sicuramente una componente, che forse è quella diciamo un po' storica del voto alle Pen, che è quella, potremmo dire, di rabbia e di fatica forse di trovarsi attorno a chi siamo noi francesi, eccetera. Ecco, prima dicevo una grandeur, prima dicevo il passare all'unirsi contro qualcuno, ecco, una grandeur che passa da, come dire, un po' più da una rabbia manifesta, potremmo dire. E anche qui mi spiacerebbe banalizzare un dibattito, ma ci sono tanti elementi di crisi della società francese. Penso, è un paese che è sceso in piazza con proteste anche molto violente nell'ultimo periodo, di grande rabbia, di forte polarizzazione anche in questo caso. Penso che la scelta di Macron, particolare, di sciogliere l'Assemblea nazionale, si debba leggere come esito di questa polarizzazione e l'ha presato di un forte fallimento che c'è stato, ecco. Però è un paese, come dire, che da un lato la grandeur, come lei evocava, ma dall'altro lato tante polarizzazioni, pro e contro Macron, città contro provincia, un passato sognato e un po' rimpianto, e un presente che si fa fatica a interpretare, ecco. Quindi in cui queste manifestazioni, ecco, appunto, sono poi composite, come abbiamo Zemmour, abbiamo Le Pen, eccetera, ma una percentuale effettivamente impressionante sommando le due partite. Grazie, grazie professore, grazie per il tempo che ci ha dedicato Grazie a voi. stamattina. Il tema è vasto e complesso, per cui ci auguriamo magari anche di ritrovarci in futuro per continuare a seguire gli sviluppi poi, ecco, di questo voto, i lavori che il Parlamento si troverà ad affrontare. E quindi ecco, questo non è un addio, ma un arrivederci, prof. Certo. Allora, arrivederci. E segnalo, grazie ancora al professor Stefano Pasta, che la vostra università si trova sempre sul pezzo. Voi studiate sempre in anticipo quello che succederà dopo. Quasi quasi mi viene voglia di chiederle come sarà l'Unione Europea nel 2040. Lo faremo fuori La onda. prossima volta. Fuori onda. Va bene. Grazie ancora al professor Stefano Pasta dell'Università Cattolica. Noi restituiamo la linea alla regia, ci ritroviamo tra pochissimo.